Ciao a tutti da Podrak, bentornati qui su Simulator News con tantissime novità su Farming Simulator. Oggi è uscito il trailer ufficiale e oggi vedremo tanti spezzettoni più lunghi del Gamescom dove vedremo proprio il gioco in funzione. Direi di vedere il trailer insieme, è la prima volta che lo vedo, ancora non l'ho visto, ho solo visto alcune novità riguardo il blog che mi sono state inviate in anteprima, ma commentiamo insieme il trailer. Ho disattivato un attimo la musica perché forse c'è il copyright, non lo so. Comunque, riguardo la mappa, purtroppo, ragazzi, si tratta della mappa dei francesi, la Giant Software, non pensano agli italiani. Sarà una mappa europea ambientata in Francia. Immaginate perché, per il vigneto. Comunque, stiamo guardando velocemente le immagini e vediamo un po' alcune cose molto interessanti. Aspettate, fermi. Cosa ho visto? Ho visto un cervo o sbaglio? Che ci va un cervo su Farming Simulator? Ci metteranno pure la caccia? No, non credo, ovviamente. Oddio. No, no, non c'entra niente. Però gli animali non ci sono mai stati. Gli animali selvaggi su Farming Simulator. Da considerare la Scorpion King. Guardate quanti strumenti abbiamo per la lavorazione della silvicoltura. E la Scorpion King sarà il primo mezzo che utilizzerò per abbattere gli alberi nella serie di Nick che uscirà. Qua abbiamo il vigneto. Guarda qua, finalmente la lavorazione del vigneto. Sembra Poor Farming. Vi ricordate Poor Farming 2018? Ecco, finalmente ce l'abbiamo anche su Farming Simulator 22. Una mod che abbiamo visto, però non era bella come è stata integrata qui su Farming Simulator 22. Oh, attenzione! Notare che anche se c'è la season, hanno introdotto anche macchinari per combattere l'emergenza, quella della neve. Per esempio, Farming Simulator Emergency, chissà che magari ha avuto spunto per introdurre nuove attrezzature su Farming Simulator per fare degli extra quando non si vuole lavorare i campi. Qui abbiamo visto lavorazione ancora del vigneto. Qui stanno imballando, tagliando alberi. E c'è il link qui del preordine. E a proposito del preordine, se lo preordinate ora, avrete la possibilità di ottenere dei DLC esclusivi che praticamente vi evitano di avere praticamente dopo bisogno di spendere altri soldi per ottenerli. Quindi mi raccomando, qui sotto in descrizione trovate il link ufficiale della Giant Software per preordinare Farming Simulator 22, così come potete anche ordinare la Collector Edition, che è praticamente innovativa. Ve ne ho già parlato nel precedente gameplay e si tratta praticamente di una luce che potete aggiungere al vostro computer che si accende in sincronia con i vostri veicoli di lavoro. E adesso andiamo a vedere i filmati del Gamescom. In realtà ci sono degli aggiornamenti sul blog, ma riguardano appunto il fatto che c'è la possibilità di andare a visitare i vari posti nella mappa francese. Però, diciamo, sì, ci sono queste bellissime cose. Vedete queste immagini? C'è anche la possibilità di vedere le stelle nel cielo. No, vabbè, no, no. Ci sono solo le strutture. Comunque ci sono vari posti paesaggistici che potremo andare a visitare, il vigneto, la season. Comunque, piuttosto che vedere il blog, anche qui, sempre parte del blog dove vi dice appunto che potete ottenere dei DLC se lo preordinate adesso, Farming Simulator gratuiti, direi di andare a vedere i filmati del Gamescom, che sono tantissimi, e ecco perché il video durerà tanto, perché proprio vedremo dei gameplay veri e propri. Vediamo ora i filmati, proprio gameplay veri e propri, anzi questa volta con l'audio, perché non ci dovrebbe essere la musica, provenienti dal Gamescom, su Gamescom. Queste sono immagini ufficiali dove possiamo vedere non solo la grafica, ma anche dettagli particolari. Per esempio, qui ci stanno facendo vedere come funziona la questione della produzione, ma in realtà è un po' conosciuto il meccanismo, perché vedete come sulla Global Company, praticamente noi mettiamo tutti i vari ingredienti primi e poi ci esce il pallet ufficiale con tutti i vari ingredienti e il prodotto finito. Vediamo cosa ci fanno vedere in questa parte del video dove abbiamo praticamente trasportato tutto ciò che abbiamo prodotto e possiamo venderlo, ad esempio, qui per stoccare ciò che abbiamo venduto. Quindi
sfruttare i negozi. Adesso abbasso un po' anche la telecamera se volete vedere i dettagli. Come potete vedere, qui sembra un panificio dove praticamente noi avremo la possibilità di portare il nostro materiale finito. La cosa positiva è che possiamo possedere questi negozi, cioè, e provvedere quindi alla vendita. Vedete? Qui abbiamo il pane. Ok, possiamo vedere che ogni 15 minuti abbiamo praticamente la vendita di 5 euro di pane. E qua ci dice, guarda, vendiamo anche le torte. Guardate anche come è cambiato il menu, eh. Non si vede. Guardate, mi metto qua che non c'è niente. Vedete, ci sono tutte queste parti modificate. E abbiamo praticamente il cake. E per il cake abbiamo bisogno delle uova. Abbiamo bisogno, ad esempio, delle fragole. Attenzione, fragole, nuova coltura, attenzione, e tutte le varie cose, ok? Quindi sicuramente è decisamente più dinamico come gioco e per andare a produrre una materia prima abbiamo bisogno di tanti materiali, quindi non è una cosa porto solo il latte e magicamente esce il formaggio. Ci sono delle lavorazioni da fare. Vediamo ora in linea diretta praticamente il gameplay vero e proprio. Togliamo di nuovo la mia faccina di qui, la spostiamo da questa parte. E come potete vedere qua praticamente c'è la seminatrice, la mietitrebbia sta procedendo con il raccolto e abbiamo anche adesso il macchinario per imballare tutto il resto. E qua stiamo vedendo puramente non solo l'aspetto del gameplay, ma anche i suoni. Sentite? I suoni sono decisamente cambiati rispetto a Farming Simulator 19. Ci sono più rumori da parte dei macchinari. Guardate anche il movimento dell'ondulazione delle colture con il vento. Vedete, c'è un effetto onda che dà appunto questa sensazione che si tratta di un ambiente dinamico, non statico, come poteva essere Farming Simulator 19. Questo invece è il macchinario per la raccolta dell'uva. Guardate che figata! Ti infili lì al centro e con il tuo bel New Holland inizi la raccolta dei grappi d'uva. Molto bella questa non l'avevo vista ancora. È una bella anteprima questa. Anche se potevano evitare sti strani movimenti del macchinario. Comunque si tratta di una versione ancora in accesso anticipato, quindi è normale che qualcosa sia un po' strano a primo impatto. Comunque è davvero molto bello. Non so se si può mettere l'operaio, chi lo sa. Penso di sì. Spero, perché se hanno messo il caro operaio vuol dire che hanno ottimizzato realmente il concetto dell'intelligenza artificiale, che sapete, per esempio, per alcuni tipi di colture non è possibile attivarlo. E qua, essendo che il macchinario si deve infilare al centro, spero sia invece possibile. Credo. Comunque vediamo se ci fanno vedere anche l'interno. Vedete i dettagli qui del grappo d'uva che viene smistato. Fantastico. Era una cosa che avevamo già visto su appunto Poor Farming, che purtroppo quel gioco è fallito miseramente. Però ci voleva su Farming Simulator 22. Sul 19 ce l'avevamo. Attenzione, ce l'avevamo la mod per raccogliere l'uva. Il problema di quella mod è che è stata un po' adattata, non avevamo il macchinario come in questo caso, non avevamo tutto un processo di raccolta, di lavorazione che bisogna invece fare qui, anche per quanto riguarda la fertilizzazione. So benissimo che il gameplay qui sta durando tantissimo, ma voglio farvi vedere tutto. Guardate anche, avete visto? Mi sembra di aver visto una 500 passare per di lì nella strada, quindi non è proprio male. Invece abbiamo sempre la gestione appunto del vigneto e
una volta che è autunno, vedete, adesso è autunno, le foglie sono secche, cosa fai? Passi con il tuo fend e procedi con la rimozione delle foglie secche. Bello. Anche qui, vedete, è una lavorazione. Beh, cioè, tutti quelli che scrivono vabbè, ma Poderak, ma Farming Simulator non cambia niente dal 19 al 22. Già questo è un processo innovativo. Cioè, si poteva fare tranquillamente un DLC, per dire, Però già solo questo è una novità vera, differente rispetto al 19, che non avevamo. Non avevamo sul 19 questa operazione, questa modalità di pulizia, questa modalità di raccolta, questa gestione del vigneto. È una modalità nuova e sicuramente uno dice ok, allora sì che inizia a valer la pena passare da un gioco all'altro. Scusatemi il pippone, ma lo devo fare. Tanti ho letto scrivono la solita minestra riscaldata, non mi piace, ma alla fine sono i primi a comprarseli. Se ovviamente c'è questo concetto, no, che alla fine è sempre il gioco. Perché non continuate a giocare a Farming Simulator 15? In realtà non è così. Come potete vedere, ci sono delle modifiche. Cioè, Farming Simulator 22, a mio parere, con la Global Company e anche già con questo, è già un altro gioco. E anche qui ce l'abbiamo un po' più ravvicinato e un po' più lungo. Vedete l'effetto bellissimo. Io lo vedevo mio nonno farlo dal vivo questo con il Goldoni. Noi avevamo e abbiamo tuttora un Goldoni, anzi l'avete visto in un video, anzi se ve lo siete persi vedetelo perché è molto interessante. E infine abbiamo quest'ultimo gameplay dove c'è lo Stone Picking. E devo dire, questi video del Gamescom mi hanno un po' sbloccato sul pensiero di Farming Simulator 22. Sono video concreti che fanno effettivamente vedere un cambiamento in questo capitolo che un po' era rimasto così. Però sono contento delle novità che stanno introducendo. Stock, ma il fatto che queste novità sono stock, guardate, qui abbiamo praticamente la lavorazione del terreno, ci sono le zolle di terra, ci sono i sassi che vengono lavorati e raccolti da questo macchinario, e quindi anche qui si aggiunge un processo dei terreni che non avevamo. Questo aspetto non ce l'avevamo e ovviamente è un'altra novità questa qui, questo macchinario che possiamo utilizzare magari per anche le produzioni, ok? Quindi io lo so, sembra che però sono per adesso piacevolmente stupito del fatto che hanno introdotto tutte queste novità e che ce le hanno fatte vedere in anteprima adesso. Quindi io vi rimetto in loop a questo video, spero che questo trailer e gameplay vi siano piaciuti. Fatemi sapere voi con un commento cosa ne pensate di tutti questi aggiornamenti, se secondo voi hanno un senso oppure no. Lasciate tanti mi piace per rimanere aggiornati su Farming Simulator 22 e qui sotto trovate il link per preordinarlo. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!